facciamo una preghiera un po' speciale per chiedere l'apertura della mente alla parola di Dio ed è una preghiera presa dalla memoria liturgica di San Giovanni Evangelista che ha queste parole proprio. Donaci, o oh Signore, l'intelligenza penetrante della parola di vita, diciamo tre volte. Donaci, Signore, l'intelligenza L'intelligenza penetrante penetrante della della parola parola di di vita. vita. Donaci, Donaci, o oh o oh Signore, Signore, l'intelligenza. l'intelligenza penetrante della parola divina. Donaci, Signore, Signore, l'intelligenza l'intelligenza penetrante penetrante della della parola parola di divina. vita che l'Apostolo Giovanni ha fatto risuonare nella tua Chiesa. Ecco, L'Apostolo Giovanni ha fatto risuonare nella tua questa mattina ci abbiamo una parola bella ma anche un po' scioccante, una sorpresa presa dal Vangelo di oggi, Marco 3, 20 e 21. Sentite cosa dice. In quel tempo Gesù entrò in una casa. E di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, sentite cosa dicevano di questo parente, è fuori di sé. San Marco, in tutto il suo Vangelo, presenta due realtà contrastanti. Da un lato c'è la rivelazione di Gesù che fa tanti discepoli e fa tanto bene, come vediamo qui nei primi due righi. In questa casa va la gente, lui guarisce, predica, scaccia i demoni. Nello stesso tempo fa vedere come c'è una grande incomprensione verso di lui. I discepoli spesso non capiscono, gli apostoli non capiscono, i demoni negli indemoniati fanno delle proclamazioni per scombinare, diciamo, la rivelazione graduale del suo mistero. E qui i parenti stretti di Gesù non lo capiscono. E dicono è matto, è fuori di sé. Perché il Signore ci fa imbattere in questa pagina, in questa parola? Perché questa incomprensione a volte fa parte anche della nostra vita, anche della vita di famiglia, di parentela, a volte ci sono delle grandi incomprensioni. Queste cose che hanno delle origini non buone evidentemente, no? Perché è questione di mente, di ostilità di animo, eccetera, però Dio le ingloba nella sua opera di salvezza per noi, come è stato per Gesù. Gesù le ha vissute con tanto amore fino alla croce e attraverso questa passione e morte poi ci ha redenti. Così nulla è perduto. Anche di queste cose brutte che purtroppo ci affliggono, se noi le viviamo con quest'amore con cui le ha vissute Gesù, se abbiamo pazienza, speranza, se continuiamo a restare nell'amore, anche le incomprensioni diventeranno coefficiente per noi, per la grazia di Dio, del cammino di salvezza e di santità. E per questo vi benedico, perché possiate ricordarvi questa parola, se volete andate a cercarla. Il messalino nel Vangelo vi farà tanto bene quando avete tante incomprensioni, anche Gesù le ha avute. Allora dite a Gesù, aiutami a viverla bene, a non sciupare questa tribolazione che tu permetti nella mia vita. Il Signore sia con voi. Ti benedico tanto, Signore, perché nel tuo popolo e in questi tuoi figli rinasce l'amore alla tua parola, il nutrimento della tua parola. Ti ringrazio tanto perché siamo alla vigilia anche di una nuova domenica in cui tu ti manifesterai nel mondo a tanti, tanti tuoi figli. Fa che siamo anche noi tra questi. Fa che nel popolo cristiano nasca un nuovo modo
di vivere il giorno a te dedicato per un profondo rinnovamento sia della vita personale che della vita ecclesiale e sociale. Per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.